Allora, grazie Flavio, grazie per il tuo racconto. Dottor Colarullo, vengo da lei per parlare di acquedotti. Allora, intanto noi abbiamo una rete piuttosto vecchia. Abbiamo già un cartello, abbiamo preparato un po' di dati così capiamo di che cosa parliamo. 425.000 chilometri di lunghezza è la rete italiana degli acquedotti, ecco qui la nostra grafica. 60% di questa rete è stata posata oltre 30 anni fa, il 25% di questa rete da oltre 50 anni, quindi in pratica un tratto su quattro è piuttosto vetusto. Allora, l'altra mattina noi abbiamo ospitato lunedì il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, dottore, e ci ha detto praticamente che chiaramente, oltre che fotografare la situazione drammatica, lo stiamo vedendo, lo stiamo sentendo, ci ha detto anche una cosa importante, e cioè il problema del nostro paese è che abbiamo anche una dispersione di acqua, cioè ne sprechiamo tantissima anche a causa della rete. Lei mi conferma questo dato? Allora, sicuramente da questo punto di vista l'infrastruttura è in fase di rinnovamento. Tenga presente che noi siamo passati da un investimento medio di 1 miliardo circa del 2012 a 4 miliardi annui nel 2022, investimento a livello aggregato. Questo comporta che una buona parte, almeno un quarto di quegli investimenti, sono destinati a recupero perdite. E chiaramente quindi molto lo sforzo, tanto più che questo sforzo sta significando un'inversione di tendenza, quindi i livelli sono ancora elevati, il 40% delle immissioni in rete sono dispersi, però si ha, diciamo, un'inversione di tendenza che si osserva fra, per esempio, il 2016 e il 2019 dalla relazione dell'autorità. Però vorrei anche enfatizzare un altro aspetto. Indubbiamente questo è uno sforzo collettivo che va fatto, ma diciamo, il recupero delle perdite può contribuire in particolari zone d'Italia e meno in altre, nella misura in cui comunque la dispersione, diciamo, trova a volte quell'acqua, la sua via, diciamo, verso le falde, quindi rientra in falda. Sicuramente un grande spreco economico, naturalmente, perché se noi immettiamo in rete e poi la disperdiamo, abbiamo diciamo, come dire, in corso dei costi che non vengono in qualche modo valorizzati portando l'acqua al rubinetto. Tuttavia ci terrei a precisare che quindi servono altre tipologie di infrastrutture per far fronte e adattarsi a un processo di cambiamento climatico che ormai, con un ritorno dei periodi, diciamo, estremi, oggi siamo nel 22, già nel 17 avevamo avuto un altro episodio, il 20 meno grave, sì. Quindi ormai siamo, ogni pochi anni abbiamo una situazione che chiaramente chiede un intervento da parte dell'industria del settore idrico sicuramente, ma un intervento collettivo un po' più strategico che vada, esatto, soprattutto ad integrare con invasi diciamo, la nostra capacità di stoccare l'acqua. Allora, dottore, lei ha detto una cosa verissima di cui noi tra l'altro parliamo da moltissimo tempo, ma che stiamo vedendo e sentendo proprio sulla nostra pelle sempre di più. Lorenzo Tedici, sempre più eventi estremi e sempre più estremi. Eh sì, esatto. Infatti una ricerca dell'Legambiente addirittura ha confermato che intorno al 2010 avevamo 20 eventi estremi all'anno e negli ultimi 4 anni ne abbiamo avuti 220, un aumento di 10 volte, quindi fenomeni sempre più intensi anche a livello alluvionale, ma non ci sono gli invasi probabilmente per bloccare quest'acqua e poi i fenomeni intensi spesso e volentieri non si infiltrano bene nel terreno ed evaporano. Infatti vi mostriamo intanto le temperature registrate nella giornata di ieri per capire un po' quello che sta succedendo in Italia con i 40 gradi fissi al centro-sud, lo sappiamo bene anche Roma con il Tevere, quando abbiamo 39-40 gradi le poche piogge evaporano. Ieri in effetti è piovuto, Tonia, infatti abbiamo avuto queste precipitazioni anche un po' più intense sulle sorgenti del Po, vedremo se contribuiranno magari ad alleviare temporaneamente, minimamente un po' la situazione sul nord-ovest, nella notte altre piogge deboli, questa volta verso il nord-est. Insomma, le piogge possono arrivare, ma la siccità risale a 12 mesi fa, quindi il quadro per essere risolto ha bisogno di almeno di un mese di piogge un po' più organizzate, non di questi violenti temporali. Come detto, poi la previsione per quest'estate è sempre rossa. Dunque luglio, agosto, settembre con un'anomalia di temperatura su tutto il bacino del Mediterraneo fino all'Iran e dunque questo caldo è il fattore più importante probabilmente insieme alla scarsità di precipitazioni perché come detto non serve solo che piova ma serve anche una temperatura un po' più normale come succedeva prima del 2000 per non far evaporare quelle gocce preziose, l'oro blu che appunto cade così raramente.
Esattamente. Allora, Lorenzo, grazie. Dottore, l'ultima domanda per lei. Intanto vorrei far vedere ai nostri telespettatori ancora due dati interessanti. Uno riguarda il consumo di acqua nel nostro paese. Pensate che più del 50% è destinato all'irrigazione, il 21%, e facciamo partire il cartello, è destinato al settore industriale, uso civile invece il 20%, l'energia il 5%, la zootecnica il 3%. Ecco qui il nostro cartello. Ce n'è ancora uno che riguarda il consumo civile in Italia, dottore, ed è questo il dato più preoccupante. Noi al giorno, ogni abitante, cioè io, al giorno consumo 215 litri d'acqua. La media europea è di 125. Ecco, questo è un altro tema e problema probabilmente. Sì, diciamo, farei due osservazioni. La prima è che ci sono grandi margini di collaborazione a livello dei vari distretti e bacini in Italia fra un settore quale quello dell'agricoltura, che tende ad assorbire la metà delle risorse, come mostra la grafica, e il sistema delle imprese idriche civili, perché chiaramente siamo nell'epoca in cui con un'infrastruttura adeguata si può riutilizzare l'acqua depurata. Il riuso dell'acqua depurata è una fonte fondamentale, perché l'acqua depurata viene prodotta 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno. Quindi, avendo poi adeguate infrastrutture di stoccaggio, cioè invasi, noi potremmo avere un sistema di modulazione che in qualche modo rafforza quello che è il decorso naturale, no? Cioè quando le acque depurate vengono reimmesse nei sistemi di bonifica piuttosto che nei fiumi. Quindi qui abbiamo un'opportunità, e un'opportunità però è anche cambiare il comportamento, diciamo, dei singoli individui, a partire da lei e da me, perché chiaramente gli italiani consumano in media molto di più, ma quasi il doppio della media europea, dottore. Esatto, e faccio un'ulteriore osservazione, cioè quei dati riguardano l'uso dell'acqua dal rubinetto. Gli italiani poi sono i terzi al mondo, e sicuramente i più grandi consumatori in Europa, di acqua imbottigliata. Cioè, in altri termini, noi usiamo quell'acqua per annaffiare i giardini, riempirci le piscine, lavare per terra, lavare la casa, on top, cioè in aggiunta, beviamo anche molto acqua. Chiaro. Allora, quindi, dottore, qui un altro ambito su cui riflettere. Chiarissimo, il messaggio è stato chiarissimo. Allora, intanto io la ringrazio e ricordo ai nostri telespettatori che Utilitalia serve l'acqua all'80% dei cittadini italiani, che, è la mia conclusione, consuma, lo ha detto lei col dato, il doppio un cittadino italiano di quello che consuma un cittadino europeo. Dottor Colarullo, grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci, dottore. Allora, a proposito...